Buonasera a tutti nel canale di Jock e oggi spiegherò agli appassionati di DCS World come si creano dei waypoint su obiettivi da attaccare con la 10 AC2 Warthog, sempre un Warthog, che è denominato, chiamato Tank Killer, ok? È un piccolo tutorial per chi non lo sa fare, non sa fare i waypoint. Eccoci qua dentro al nostro A10. Allora, come si creano i waypoint? Prima di tutto andiamo sulla mappa premendo il tasto F10. Con un clic solo portiamo le coordinate nord e qui abbiamo ovest questa volta su questa mappa. Questa è la mappa del Nevada, dove gli Stati Uniti fa tutti gli addestramenti con i loro aerei e molte armi, il resto delle armi che hanno, Marines, non Marines, tutto. È la più grande mappa del mondo come addestramento. Allora, io adesso ho fatto vedere che prima, andando avanti, vedete, cambia sempre, no? Torniamo indietro. La prima volta lo troverete così, X, Z, non va bene. Il secondo è quello giusto perché dobbiamo avere sempre tre coordinate finali. Tre coordinate finali. Gli obiettivi che ho messi casuali. Ho messo 6 T90, ma non li attacco. Faccio solo vedere le coordinate, come si va e come si arriva lì. Adesso ne prendo uno a caso, dei T90 qui. Mi dà le coordinate di nord 37.06.478. F1, ritorniamo in mappa. Ingrandisco leggermente qui, vediamo. Allora si va qui sotto. All'inizio è un po' una scomodità. Fate VP, waypoint. Ok? Solo waypoint. E poi scusate, adesso io erroneamente ho schiacciato lì, quindi waypoint. Basta, poi andate direttamente qui nel menu principale qua davanti a voi e cliccate sul secondo, Start Point. A questo punto gli dobbiamo dare un nome. Queste sono le lettere, lo chiamiamo TGT1, Target 1. Lettere, due volte, esce fuori la T, eccola lassù. Premo ancora lettere, G. Lettera ancora, due volte arrivo alla T, adesso inserisco numero 1, ecco target 1 e lo inserite dove c'è questo punto di domanda, diventerà numero 2 adesso, waypoint 2, perché l'1 siamo noi, automaticamente questo 10, il primo waypoint è la posizione iniziale che sarebbe questa, è già marcata. Adesso io premo qui e basta. Adesso mancano solo le coordinate. Torno lì sull'F10. 37 06 478. Quindi farò 37 06 478. Però voglio essere sicuro, eh. Se no, lo devo solo rimarcare e basta. 37 06 478 37 06 478 e va messo nel secondo qui. Questo è il nord e questo è l'ovest, che poi in altre mappe è anche l'est. Ok? Adesso lo inserisco nel nord. Torniamo sulla mappa F10. Metto la seconda coordinata. Questa volta, dato che qui in questa mappa c'è l'ovest,
Non devo aggiungere nessuno zero, perché se fosse stato a posto dell'ovest, l'est, io dovevo mettere uno zero iniziale. Ricordatevi questo, se vi capita, non so, map Siria, la mappa della Siria richiede l'est, qua invece richiede l'ovest. Quindi abbiamo 116, 116, 18, 735. 116, 18, 135, faccio ancora una verifica. 116, 18, 735, io ho fatto un errore, quindi è semplicissimo, si va indietro. 116, 18, 735. Ok, è riportato qua sotto. E lo inseriscono il primo qui sotto. Facciamo il secondo. VP, perché devo abbassarmi con la testa, eh? E a me è molto fastidioso andare là sotto. Ok, vai point qui. Ok, stair point, nome, lettere. Attenzione che le lettere alcune volte vanno. Sempre, alcune volte invece richiede, hanno pochi secondi e poi torna in alfanumerico. Quindi lettera, due volte è la T, perché se premo tre volte è la U. Quindi abbiamo target, lo farò ancora target. Questa volta però numero 2. Lo inserisco qui. Coordinate. Trentasette zero sei tre cinque cinque. Trentasette zero sei tre cinque cinque e nord. Il secondo. Andiamo adesso a riprendere l'ovest. 116 18 522. 116 18 522. 116 18 522 nel primo inserito. Andiamo a fare il terzo obiettivo. By point. Lo potete anche far qua a star point, ma io faccio solo così, subito da qui, dal computer centrale da qua. Star point. Lettere, target 3, trentasette zero sei zero sessantotto, 37 zero sei zero sessantotto, 37 06, mi è sfuggito, scusate, 37 06 068, 37 06 068, 36 nord, 116 18 8 70, 116 18 8 7 0. Ok, nuovo waypoint. Prepariamo il 4. Fatto un errore, lo cancello. Target numero 4. Inserito. 3705961. 3705961. Target
370561 Nord, che è qui. L'est 116 18 637. 116 18 637. Inserito nell'est. Quinto waypoint. Waypoint, stair point, lettere, target numero 5, che diventerà 6 perché abbiamo sempre il punto iniziale. Ok, inserito, coordinate. 370592 370592 Nord Est 116 19081. L'ultimo waypoint, stair point, target 6. Trentasette zero cinque sei cinque sei. Trentasette zero cinque sei cinque sei. Trentasette zero cinque sei cinque sei. Ammettiamo che adesso ho fatto un errore, non è semplice, e si può anche riprendere il waypoint se uno ha fatto un errore. Magari lo va a prendere e gli cambia le coordinate, anche in volo, tutti. Queste cose si fanno anche in volo, non è un problema. Io sto facendo adesso a terra. Allora andiamo a vedere il 6, 370565, 370565, 6, manca l'ultima e posso decollare. 116187 66, giusto? Sì. 116187 66. Inserito, ok. Prima di partire, accendiamo questo qui, primario, spostiamo qua sotto da Takan a Stair Point, ok. Poi, allora, io vi faccio solo vedere i tasti sul joystick per cambiare il waypoint. Adesso come dice posizione iniziale, io voglio sapere dov'è il target numero 1. Allora, prima di tutto esco da qui, faccio vedere nei controlli. Ricordatevi questi quattro tasti qua. 1, 2, 3 e 4 che si trovano nel LOTAS DMS. Sono questi quattro qui. Questi quattro vi permetterà i primi due, quello su e quello giù, di vedere tutti gli aeroporti che ci sono nella mappa e in più le coordinate che avete messo. E in più, se siete online, potete inserire nuove coordinate anche in volo, come sto dicendo io. Allora, adesso io premo il tasto su, vediamo cosa dice. Target numero 1, distanza 18 minuti e 12 secondi. 12 min 18 minuti e 12 secondi e 15 decimi. Questo è il primo. Non metto le armi, non ha importanza. L'unica cosa che vi posso far vedere io uso il programma D delle contromisure.
Mi rilascia Safelar e un po' di chaff. Non attivo i Maverick, nulla. Abbasso solo il flap di un grado. Al decollo, però poi vi farò vedere una cosa. E questo tutorial è quasi quasi finito. Sto solo guardando una cosa qui. Qui mi dice target 6, però vabbè, il 6 è l'ultimo che io ho registrato, però se lo voglio andare a riprendere l'1 lo posso fare, non è un problema. Se io vado qui e faccio ipotesi, TGT1, vediamo se c'è. Andiamo su lettera. T. Adesso si è messo a marcare le lettere. Vediamo un secondo, vediamo se è in lettera. Ok, se io faccio TGT1, stavo pensando se lo faccio così, però devo andare a toccare qua. Non è consigliabile. Cancelliamo tutto, cancello, cancello. Lasciamo stare come ho sistemato le cose così per il momento. Allora, target 1, 18 minuti. Partiamo, faccio un piccolo reset della telecamera, sto usando un Trachi R5 di molti anni fa ormai, è vecchio, però funziona ancora abbastanza bene. Qui mi dice che siamo come altitudine, a livello del mare, a 5.500 piedi. Adesso io se voglio, però con i miei comandi, posso cambiare questa cosa qui. Ecco la pista da quella parte, però mi fermo un secondo. Posso cambiare questa mappa ingrandendola. O diminuendola. Sempre con quei comandi che vi ho fatto vedere, quei quattro comandi lì. Che ho fatto vedere prima. Se invece voglio vedere così è in automatico. Se voglio vedere invece dentro al sistema, vado sempre a un attimo, poi devo mettere on manuale, così, ecco, manuale, vediamo che fa. Ecco, vabbè, comunque qua mi fa vedere, questo qua sono i waypoint dove io andrò adesso su questi obiettivi. Ecco, lasciamola così, un po' fuori area nella mia zona. Ok, cerchiamo questa pista. L'ho appena messo questi quattro cose qui per fare questo tutorial veloce, un po' per tutti, per chi non lo sa. Poi i prossimi tutorial saranno i missili Maverick e le bombe al laser. Sto andando un po' più giù perché questo aereo ha bisogno. La pista comunque mi sembra abbastanza grande, ma. No, vabbè, non sono neanche tanto carico, potevo decollare già lì in mezzo volendo, comunque mi fermo qui, dai. È uguale, faccio una piccola manovra. E vi spiego anche come io uso il Warthog, perché io prima ho sempre usato il Warthog, prima di questo
questo nuovo modello 2 del casco, eccetera, eccetera. Sì, dico del casco perché se io qua premo un pulsante, io ho attivato adesso il casco, adesso lo spengo però. Lo attiverò magari forse in volo. Allora, adesso mi allineo questa linea gialla, un secondo. Freno un attimo. Spengo la ruota che è davanti, l'Easterling, e engage. Adesso il ruotino davanti non si muove più. Andiamo a vedere l'aereo dal di fuori. A chi piacciono le skin, ho messo sotto questa qui, della Wayne. La potete scaricarla su DCS World. Torniamo un po' indietro leggermente, ok. No, sto usando i tasti più che il mouse. Il mouse non mi piace molto usarlo. Anche per vedere un attimo l'aereo. Ok, allora adesso io abbasserò i flap full al massimo per il decollo e come decollo io. E in questo sistema, allora flap full. Il joystick tutto in avanti perché lo tengo incollato al suolo il più possibile. Quando arriverò a 150 nodi, che è qui, questo è 100 nodi, quando arriverà la lancetta qui, tiro su l'aereo, tiro su i flap e poi il carrello. E poi già si vedrà il primo waypoint obiettivo che volendo potrei attaccare, cioè i Maverick, però ho notato che non funzionano molto bene, quindi mi devo andare a fare una ripassata sul suo manuale di istruzioni e capire dov'è il problema dei Maverick, che vanno, non vanno, gli H che sono quelli bianchi alcune volte vanno, questi qua sono quelli D che dovrebbero andare sugli obiettivi a terra, non funzionano tanto bene, quindi vorrei capire se è la 2.8 che mi hanno aggiornato, che io prima avevo la 2.7, però ho chiesto alla DCS World che non vedevo, le coordinate non potevo mettere su questo aereo e quindi mi hanno aggiornato. Adesso non vorrei che la 2.8 potrebbe essere ancora un qualcosa di non definitivo, quindi adesso non mi viene in mente il nome, neanche ieri mi è venuto in mente, ho fatto un'altra live in un altro posto. Che dovrebbe essere un qualcosa di non, ancora non sicuro al 100%. Ecco perché forse ci sono questi errori. Ok, allora, come stiamo spiegando sull'aereo? Flap full, joystick avanti, a 150 nodi di tiro sull'aereo, freno, adesso metto il freno, freno inserito, joystick avanti, uso solo il timone leggermente. Joystick è sempre fermo in avanti, eh? L'aereo non deve traballare, deve stare incollato al suolo fino a 150 nodi. Siamo adesso a 100 nodi. Ok, adesso lo tiro su leggermente, inizio a salire. Flap full su, il suono che sentite è il carrello perché lo sto chiudendo. Vista esterna. Allora, adesso accendo un attimo il casco per vedere un attimo cosa indica. Intanto mi avvicino un po' verso LUD. Accensione del casco, mi dice di andare anche lui da quella parte. Comunque, anche se non avete il casco spento, che adesso glielo spengo. La lancetta, qua in mezzo, vedete, si vede una freccetta. Adesso ve la indico. Adesso non si vede più. Comunque si vedeva una freccetta quando sei su in impennata, su in salita, che indica giù il punto. Ecco, quello lì in fondo. Adesso io accendo anche i Maverick, no? Ormai che sono qua. Casomai li provo, dai. Ormai che sono qua provo anche i Maverick, finisco la live anche con i missili. Sperando che vanno.
Ho inserito adesso con il tasto A della tastiera il pilota automatico. Lascio un attimo l'aereo, dovrebbe stare stabile perché è leggero. Quei Maverick, molto leggero. Allora, andiamo a sistemare intanto il discorso Maverick. Clicco su Maverick. Master Arm su. Il gun. Ho notato che c'è un problema. Praticamente quando sono in gun non vedo il reticolo, non lo vedo, vedo solo una croce. Quindi per il momento lo lascio un attimo fermo lì. Il TGP non ho niente. Il TGP sarebbe se io ho montato delle telecamere qua, ma non ho montato nessuna telecamera e nessun laser arm. Quindi adesso io per attivare i Maverick devo accenderli da qua. Ci vogliono 3 minuti. 3 minuti. Tanto manca l'obiettivo 7 minuti e 52 secondi, anche un po' meno adesso. 7:48 lo dice. Vedete? Questo è il primo obiettivo che dovrei attaccare. Ecco, non ho acceso per dimenticanza. Una cosa molto importante, adesso lo accendiamo. Mi è sfuggito un attimo. A parte che sono ancora, no, sono a 7.800 piedi, ma attenzione, io già a 5.000 ero già quassù, nella pista, a livello del mare, molto alta quassù. Mettiamo il pilota. Non ho acceso questa cosa importante, qua sotto. Io ce l'ho su un pulsante, però vado sul manuale, radar. Adesso è spento, quindi deve stare in giù, tutto giù. Radar acceso, quando siete in combattimento si spengono luci anticollisione e queste qua, il flash va spento in mezzo. Se andiamo a vedere il nostro aereo, anche se fosse adesso di notte, l'aereo deve essere così, non deve avere niente, né luci di posizione, di formazione, scusate, né lampeggiatori, nessuno, quando è in fase di attacco. Invece quando siete in squadriglia per i fatti vostri, li dovete accendere, almeno così vi localizzate un attimino. Se siete in un gruppo di amici, 2, 3, 4, quindi è stato usato il Warthog, accendetele, è giusto accenderle quando si è in gruppo, ma quando si va in battaglia tutto spento. Cosa c'è da dire adesso su questa missione? Spero che questi Maverick vanno. Io vi farò vedere due impostazioni di colorazioni appena si è allineato, quanto manca? Mancano 50 secondi circa. 50 secondi. Però voglio salire un attimo su di quota, quindi il pilota, ecco, Warning, autopilot. si è disabilitato. Sicuramente il volume dell'aereo non lo sentite perché io l'ho abbassato. L'ho abbassato in questo modo, vi faccio vedere, perché così non mi dà fastidio, posso sentire tutti i suoni, meno l'aereo meno, però se vado sull'audio, io ho messo il volume in questo modo, 86%, GUI 100%, il mondo 49%, portiamolo a 50, pare, dai, 50, 50, e il metto 100%, la musica l'ho tolta. Poi forse qualcuna di questa spunta l'ho abilitata. Ok, questo è come ho messo il volume, quindi dovreste sentire più la mia voce che l'aereo. E forse quello che dice qua dentro il pilota, le informazioni al pilota. Questa donna ha detto attenzione che il pilota automatico si è disinserito e quindi va bene. Allineamento, quanto manca? 10 secondi. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, Maverick. Ok, i Maverick adesso ci sono, ma non sono operativi. Quindi per diventare operativi devi cliccare una volta su Maverick. Però non è tutto ancora finito. Adesso vado sui controlli. Faccio vedere questo tasto. Memorizzatelo. I tasti sono tantissimi che io ho messo. Allora. OTAS, BOAT, SWITCH, io ho messo nel mio OTAS
X56 della SciTech, nel 10 AFT e nell'11 Otas Boy Switch Forward. Cosa servono? Se io clicco, cioè porto quello lì in avanti, il primo, e rimane come adesso, vedete? Il nostro DMS qui sinistro è di questo colore, ma se io lo voglio invece un altro colore, eccolo qua, nero. Perché nero? Tornando indietro, adesso io sono su navigazione, quindi voglio cambiare e andare su Maverick. Quindi faccio esco un attimo per farvi vedere il controllo. Io l'ho messo sullo stick. Sullo stick abbiamo il Master Mode. E con la lettera indicata dalla tastiera M, vi mettete il tasto che volete, più comodo che avete voi. Voi non dovete copiare, cioè copiare i tasti sì, ma dovete metterli sul vostro joystick o manetta che avete. Io ho messo per esempio il BTN2. Allora andiamo a vedere cosa fa il BTN2. Il BTN2 adesso è impostato su navigazione. Non riesco a vedere molto bene l'UD, però. Ok, adesso io premo una volta e dice che adesso è il gun. Terza volta, bombe a rilascio CCP. Quarta volta, bombe a rilascio CCRP. E adesso è navigazione. Adesso tanto nav sparirà, ok? Quindi io lo metto sul secondo dove dice gun. Perché io le bombe CCRP, che sarebbero bombe a laser, a rilascio, non ne ho anche il rilascio senza laser, a caduta libera. Allora, adesso io vado dentro ai Maverick per vedere se riesco, sperando, almeno questa volta, qua dentro, a mettere dei nuovi codici, più che altro. Adesso lo riporto bianco, il rilascio della caduta delle bombe, ai Maverick. Come si fa? Andiamo dentro su load. Qua mi dice che è tutto quanto in upload. Come si fa a capire? Ha tutti questi, vedete questi puntini gialli, cioè verdi. Sono tutti, vuol dire che tutto funziona. Allora io vado DMS. Ok, vado a vedere un attimo l'inventario. Qua mi dice che c'ho i Maverick in standby, non sono ancora attivi. Io clicco sul primo. Quindi cosa faccio? Vado su missile. Io ho la GM65D, eccoli qua, clicco qui. Quindi qua funziona tutto. Quindi vado su Stat, Prof, porto giù di uno. Andiamo qui. Sono su Maverick, no? Però voglio vedere se riesco a mettergli, vedete, il launcher, altitudine minima. Come si fa a fare l'altitudine? Allora, io sono adesso a 10.800 piedi, allora io rimetto che funzioneranno a 4.500, a 4.000, facciamo 4.000 piedi. Ho inserito 4.000, vado qua, cambia set, CHG set, che vuol dire cambia set, altitudine minima, 4.000. Qua mi chiede di salvarlo, ho salvati, ma i Maverick adesso andranno in azione a 4.000 metri. Adesso vado su load. Anzi, no, scusate, DMS dove andare e attivo tutti i Maverick. I Maverick sono attivati, quindi vado su Maverick, lo rendo operativo con il riquadro verde e quindi adesso questi Maverick dovrebbero distruggere questi carri armati. Quindi andiamo a vedere quanto manca da questo punto. Ah, poi come si fa il reset? Scusate, e come si muovono? Non vi ho fatto vedere i missili Maverick, com'è che sono qui. Allora, i missili Maverick io li muovo. Questo è il destro, sinistro, su e giù. Allora, questi quattro qui, Otas, slap down, left, right e up, servono per muovere tutti i missili, non solo i missili Maverick, ma anche quelli che servono per le bombe a laser. Premendo adesso questo tasto, io l'ho messo sull'1, Otas Cina AFT,
AFT mi resetta questo ingranaggio. Lo vedete? Questo che io lo sto muovendo, io lo chiamo ingranaggio. Io lo devo portare a zero adesso, non mi serve più questa lì. Io quindi premo Cina AFT, lui va su. Questo è per i Maverick, però per le miss, invece sulle bombe laser ci sono due modi, sia questo reset, però purtroppo questo reset, della Cina, se io lo premo, allora mettiamo che io ho posizionato, le bombe laser qui, io premo quello lì, praticamente me lo tiene sempre fermo in questa zona, però se poi lo sblocco avrò solo la ricerca in questo punto. E quindi ho un vantaggio perché non devo andare su. Se invece non mi serve più, devo fare un reset totale, ma lo si va a fare qua dentro qui. Questo però è un altro discorso sulle bombe a laser. Mi sono un attimo prolungato. Adesso andiamo a cercare questi obiettivi. Qua mi dice che il target 1 è a 2 minuti da me. E era fermo a 2 minuti e un secondo, quindi adesso appena arriverà il conto alla rovescia, vuol dire che sono in linea. 1,57, mi sto avvicinando all'obiettivo. Meno di 2 minuti. Questo stop ancora perché vi metto anche come faccio a rilasciare i missili Maverick e anche le bombe a laser. Weapon Relase, io ho messo BTN3 del joystick, potete mettere quello come volete. Questo qua rilancia le bombe atomiche, le bombe atomiche, rilascia i missili e le bombe a laser, le bombe a caduta libera. E invece questo è il grilletto, è nello space, lo trovate nella barra spaziatrice della tastiera, e sarebbe il gun, il mitragliatore. Sto girando, fino a quando ok, e l'obiettivo là sotto. Adesso io provo a vedere se lo aggancio. Se lo aggancio dovrebbe lampeggiare qua sotto, ma non vedo nessun lampeggio. Quindi proverò a cercare altri obiettivi, stiamo a vedere se qualcuno lo trovo. Io l'ho sparpagliato un po' di qua, un po' di là. E non farmi anche beccare, perché loro sparano. Qui lampeggia. Però non sono sicuro. Io provo a lanciarlo. Qua mi dà un lampeggio, quindi fuoco. Non so che fine fa se va sull'obiettivo. Quindi premerò F6. Dove va? Va. Tanto lo so che non funziona bene. Adesso proverò a fare un allineamento dell'ottica del Maverick. Come può darsi che va veramente sull'obiettivo? Eh? Non è di solito aggancia obiettivi. Io lo vedo l'obiettivo. Sembra che sta andando proprio su di lui. No, non sta andando sull'obiettivo. Questo è andato a no, va. Ha preso un'antenna. Ecco, guardate, ha preso un'antenna di trasmissione. Male, male, va bene. Allora, come si fa? E purtroppo il tasto interno non l'ho trovato per ora. Come si accendono l'allineamento dei missili Maverick? È questo pulsante qui. Se io lo metto su on, ecco lui, muovendolo sempre, sempre rimarrà su on. Ok? Se invece decido di non muoverlo più la ricerca, dopo 10 secondi lui si spegne. Non si allineano più i Maverick. E a me interessa trovare il tasto. Parlerò con la. Vedete? Si è spento, parlerò con la DCS perché io lo voglio tenere azionato a portata di mano, cioè non devo ogni volta andare lì nel TGP accendo, perdo troppo tempo con i missili. Sto guardando qua se è tutto ok. Quello lì è l'allineamento di davanti qua ai missili, vedete è come una lente, c'è, no? Però è una telecamera ferma sul missile, no?
E quando io vado su on, allineo praticamente queste telecamere sull'obiettivo. Dovrebbe essere così. Però non funzionano. Allora, quindi ho due possibilità. O uso questo o DLC, ci provo a mettere questo qua, DCLT. Inseriamo questo. E vediamo adesso. Se voglio cambiare intanto il target, mettiamo un'altra ipotesi, vado dove devo andare, qui, anzi è già qui, devo soltanto abbassare questo qui, il waypoint, adesso non lo sta cambiando, mi sta indicando sempre target 1 per un motivo. Riproviamo CDU. E fermo sul target 1, ma io voglio il target 2. Ci sono un po' di errori comunque nella 2.8, eh. Quindi andiamo su messaggi, usciamo, sono uscito un attimo, eh. Ritorno nel CDU, vediamo se me lo cambia. Se non me lo cambia è il perché. Io adesso ho capito, non sono su navigazione, ecco perché. Ecco, adesso sono su navigazione, quindi posso cambiare il target. Però non me lo cambia neanche adesso, incredibile. Incredibile gli errori che sto trovando. Sto provando tutte le mappe, ho un sacco di errori. Allora, spegniamo un attimo il Master Arm, un secondo. Vediamo cosa fa adesso. Ecco qua, ha cambiato. Allora, col Master Arm inserito, adesso mi ha messo target 2. Target 3, target 4, target 5, target 6. Ok, torno indietro. Ok, mettiamo il 3, dai. Rialziamo il Master Arm. Certo che te la complicherò un po' la vita, eh. Ritorniamo sui Magun. CCP, forse CCRP magari li prende. Perché se io vado a vedere dentro al DMS come prima e vado su Prof. Vedi, il mod adesso me l'ha cancellato addirittura, guardate, l'altitudine minima. Qua dice mod CCP, vabbè. Vediamo CCRP. No, 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 non ci siamo. Non ci siamo. Non ci siamo perché ha un po' di errori, eh? Un po' di errori. Devo rivedere questo manuale su questo tipo di velivolo. Qua mi indica, meno male che almeno me ne indica che ho 3-2, perché in un'altra missione mi diceva che avevo 5 Maverick, in realtà ne avevo 4. Allora, cosa devo fare? Andiamo a vedere l'ultima volta. Prof. Gli mettiamo l'altitudine minima a 4.000 piedi. C'è l'aereo che si sta inclinando. Gli ha sto inserendo, eh. Lo sta salvando ancora, poi come va, perché tanto so che ha degli errori, quindi navigazione GANS, mettiamo GANS, faccio prima, Maverick, anzi lo attivo questo GAN benedetto anche se non serve, Maverick attivati, accendo anche il casco, riferimenti, eccoli là, quelli là sono tutti gli obiettivi che ho messo io, vedete? Target 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il 3 adesso è acceso, quello in mezzo, perché l'ho messo io, qua e qua. TG3. Mi dice CCP invalid. Qua dice che è valido, lasciamo questo, dai. Questo qua dice che va bene. Lasciamo questo, vediamo se riesco stavolta a ad agganciarne qualcuno, lo faccio diventare un attimo scuro. Io ho messo OCLT questa volta, eh. Anzi, farei una bella cosa, so che me lo cancellerà, lo so già perché ho fatto delle prove. Io metto on e in più aggiungo OCLT, magari rimangono veramente con la speranza che si allineano da soli, che si allineano sull'obiettivo. Cioè non è che vanno in automatico. Allineo, come ho detto, la lente infrarosso, no?
L'obiettivo è quello lì, è il riquadro che ho messo io. Ok, è già sotto mira, ma in realtà non vanno. Guardate, lui continua a fare quello che vuole lui, non va sull'obiettivo. Non funziona, non c'è verso di farli andare per il momento. Adesso cerco di cambiare posizione. Chi lo sa, forse vuole che lo prendo al di dietro, non lo so, non lo so ancora. In realtà con il Warthog 1, il primo che hanno fatto, il primo, io questi problemi non li ho mai avuti, mai. Ogni volta che agganciavo quello che c'era a terra andavo a botta sicura, qui invece sta facendo una fatica enorme. Casco acceso. Vado un pochettino indietro. Sono a 10.000 piedi, ma in realtà sono a 5.000. A 5.000 da terra, 5 diviso 3, 2, 4, 6, 1 chilometro e mezzo, 1,7. Meno di 2 chilometri dal suolo. Stiamo a rivedere ancora sull'obiettivo numero 3. Se questa volta lo aggancio da questa parte, se non l'aggancio, ciao. Ecco, agganciato, guarda. Me l'ha agganciato, questa volta è andata. Ho cambiato posizione, vediamo dove va il Maverick. Tanto lo potete vedere dall'esterno, dovrebbe andare direttamente sul carro. T90 distrutto, quindi è la posizione, quindi. Dentro quando nel simulatore, adesso ho azzerato la telecamera, nel simulatore quando posizionate i vostri mezzi a terra, adesso se io metto un attimo la mappa, ho capito una cosa, adesso il perché non andavano. Quindi andiamo su A, mettiamo il pilota, se io vado su F10 la mappa, no? Adesso me ne sono rimasti 5. Quando voi mettete nella mappa originale all'inizio, quando mettete questo carro qui, lui vi darà qui, vedete proprio una rotella e vedrete che lui è su. Quindi ha una direzione, praticamente spostandola. Allora, a destra dovrebbe dare 90. 90 vuol dire che è allineato a 90 che guarda da questa parte. 180 qua su e 360 è su, il massimo dovrebbe essere così, eh? Quindi adesso se io l'ho preso è perché lui sta guardando in su. Quindi e qui è da capire adesso, è da capire un attimo il perché. Perché io l'ho messo originali, quindi guardano tutti in su. Quindi io quando arrivo di qui, evidentemente il carro è perché spostando quello lì, quella rotella sposti il carro. Non vorrei che questo carro deve essere beccato nel punto che sta in su, come sta adesso io. Quindi adesso io provo a fare un giro ancora. Warning, autopilot. Cambio, metto giù il master arm per un secondo, metto adesso, vado su navigazione. Metto target numero 5, via dai, tanto sono tutti qua. Rialzo il Master Arm, riattivo i Maverick. L'OCL sembra attivo, però per sicurezza io lo tolgo. Rimetto on qui. Rimettiamo questo. Adesso devo soltanto cambiare come ho fatto vedere prima, col Master, la lettera M della tastiera. Ok, lasciamo CCP perché dice che va bene, che in realtà è CCP, e mi accingo a ritornare là sotto. Dov'è il punto? Eccoli là. Ho messo target 5, però da qui sono sicuro che non lo prenderò, quindi devo andare ancora dall'altra parte di loro, ritornare indietro e lo aggancio. È un po' strana sta cosa perché diciamo che questi non sono missili a ricerca di calore, sono missili e hanno un infrarosso telecamera davanti, montata davanti al missile. Quindi io da questa distanza io dovrei già agganciare tutto. Qua mi dice che c'è un aggancio, è vero.
Io ho agganciato, però la rotellina, state a vedere, che è l'ingranaggio, no? Non è tutto pieno, cioè quando diventa, aumenta ancora con delle piccole barrette dentro, posso lanciare il missile. In questo momento non lo posso lanciare, lui ha agganciato un'altra cosa. Infatti si sta spostando, sembrerebbe. Io provo ad andare ancora giù, vediamo l'obiettivo. Vedete, non me lo sta agganciando, è lì, è proprio lì, si dovrebbe già agganciare. Eppure non lo fa. Praticamente quando io lo sposto così, adesso non si vede, ve lo faccio vedere al ritorno, quando becco l'altro carro armato. Sono rimasti 3, 2, 5, 1, 6, ma uno non c'è più, quindi lui te lo riporterà sempre, però se poi andiamo a vedere dentro qua, dopo ve lo faccio vedere, alla fine sono tutti e rimarranno tutti vuoti, perché non c'è più l'obiettivo. Allora il target 5 ingrandendo è quello lì. L'altro è a fumo, l'ho distrutto, il target 3. Quindi l'ho preso da questa zona. Comunque è un peccato, devo vedere veramente un po' il tutto, eh? Ci vuole un po' di ore, stargli dietro e ricapire questi Maverick il perché devo andare in questa direzione e non posso, perché lui il Maverick è in tutte le direzioni, non è a ricerca di calore, come ho detto prima, ma è fatto apposta. Adesso faccio una virata a destra e una virata poi mi allineo a sinistra, così dovrei prenderlo proprio preciso. Adesso sto dando solo una guardata così, ma tanto è inutile spaccarsi il collo, basta tenere l'aereo allineato, seguire appena appena la linea, vedete, il casco. È sufficiente così, senza che uno si ammazza la vita, perché siamo già in una buona altezza, 5.000 piedi in realtà. Però me ne segna 10.000. Ok? La mappa è proprio lì, vedete? Adesso io non faccio altro che allinearmi con l'aereo. Una volta che mi sono allineato, il target già è lì, che si vede a terra. Io vado giù piano piano. Mi metto così. Qui ancora dice che non è agganciato, eh? Incredibile, ma vero. Incredibile, ma vero. Veramente, non è agganciato così. Quindi non è questo, non è qua l'aggancio. Lo sgancio, ritorno da questa parte adesso. Ho fatto un attimo suonare l'aereo, facciamo un reset telecamera. Vediamo se è questa qua la direzione, perché loro stanno guardando di là. Quindi allora conviene che la prossima volta cambio io le direzioni, le metto in tutte le direzioni, magari uno guarda nord, uno guarda sud. Una est e una ovest, e così in tutte le direzioni li becchi tutti. Non devi stare sempre in un solito punto. Adesso viro un po', se ce la faccio sempre, eh. Dovrei farcela, altitudine 8.008, va benissimo. Ok? Il target è un po' più giù, là sotto. Niente, non ne vuole sapere. Ah, oh, agganciato, sembra. No, niente. Niente. Andiamo da quest'altra zona. Sono degli errori, Tanto carburante qua è pieno ancora, sono partito con 11.100 libre, 8.700, quindi ne avete per ore per divertirvi sopra qui. Diciamo che a 1.000 libre, 1.000, 1.500 potete ritornare alla base a fare il pieno e anche le armi, sempre se la torre di controllo ve le dà. Perché ho riscontrato anche questi problemi, che purtroppo le armi, anche se io
lo volessi lasciare senza armi, non me le dà, non le carica qua dentro, lo devo fare molte volte il riarmo, il refuel, fino a che spuntano fuori. Quindi è proprio un errore della DCS World su questo aereo. Poi su un altro non lo so ancora. Adesso io stavo provando il Vartok perché l'ho preso a Natale con lo sconto, perché era un po' di anni che non lo provavo più il simulatore. Possiamo rivedere se non è proprio lui, ma magari qualcun altro. Allora, riesco ad agganciare. Ecco, lui si è agganciato lì, ma lì non c'è nulla. Perché io lo so. Cerchiamo qualcosa qua in giro, vediamo. Io li vedo i target, ma purtroppo non me li aggancia. Non ne vuole sapere. Non vuole sapere, questo qui è un target, non lo aggancia. E sono anche a rischio che mi sparano anche da qui, eh. Nulla da fare. Il gun funziona. Il contromisura ve le faccio vedere. Vediamo se riesco a portarlo così, ok? Safe LAR nel programma di Safe LAR ha sganciato, quindi FLAR rimasti, mi dice che ho 234 FLAR, 6 li ho appena sprecati e 240 CHAF. Questo perché i CHAF sono azionati, però dato che non ho nessun missile adesso in coda, ha sganciato solo i FLAR. Non ho missile tipo SAM, roba del genere. Ho un missile anche di un caccia nemico. Dai, faccio l'ultima e fermo questa live. Spero che vi sia stato utile per molti. Il prossimo live proverò questi benedetti Maverick e più le bombe laser anche. Il loro funzionamento, di tutto, perché i comandi ce li ho tutti. Il problema è che ieri ho provato su un altro posto e e praticamente ne ho beccato, sì, l'ho inserito, azionato, qui l'ha preso. Quindi adesso questo Maverick sta andando sull'obiettivo a distruggermi l'altro T-90 russo, l'altro carro. Io l'ho sparpagliato sulla mappa e non è che sono tutti belli allineati, è lì il carro. L'ha preso proprio davanti, ecco, davanti a lui, quindi nel muso, azzeramento, ma già è buono, almeno già due, uno l'ho perso, vabbè, due sono andati sull'obiettivo, quindi torniamo ancora in posizione, spegniamo un attimo il master arm, un secondo, appena in giù, uno scatto, torno su navigazione, nav, e metto un nuovo target, io metterei il 4, adesso però lo voglio vedere col casco, se il 4 girando è pieno, perché potrebbe essere anche vuoto, eh. Però per vederlo anche se è vuoto dovrei andare, adesso vi faccio vedere una cosa, senza fare tutta sta fatica, io faccio adesso pilota automatico, ah, ecco, quando è in linea qua dell'orizzonte precisa, eh. Ecco, lui adesso è in pilota automatico. Sempre se mi rimane inclinato, perché adesso il peso dei missili, perché di qua ne ho 3 e di qua ne ho 0 e quindi ho il peso a destra su un'ala. Quindi mi tiene leggermente l'aereo appena inclinato, pochettino. Io basta che vado qua, no? Metto il TAD, come vi ho spiegato prima, con quei comandi che vi ho fatto vedere che sono questi qui. Questi, ho fatto vedere all'inizio, eh? Io da lì posso, adesso che lui è attivo, quando io lo attivo in verde, ecco, vedete, adesso è verde, no? Attivandolo e premendo quei tasti in su, vedo la mappa ingrandita, poi tornando indietro giù, la vedo più piccola. Però poi c'è questa, destra e sinistra, quindi se io
Da manuale qua cambio sta mappa. Ecco, la tengo spenta così e allargo. Dovrei vedere i waypoint vuoti, però qui adesso non me li fa vedere. Questi sono gli obiettivi, dove sono io. È proprio a fianco a me, di là. Infatti, dietro. È proprio lì. Questi qua sono gli obiettivi. Però non mi fa vedere i waypoint vuoti. Vabbè. È tutta questione di errori, comunque. Perché dovrebbero essere vuoti così, vedete? Così. Avviciniamoci ancora di più. Non me li fa vedere. Però c'è anche una cosa, che io posso muovere questo cursore e andare a vedere un attimo, sempre se arrivo lassù. È un po' difficilotto, quindi è perché adesso non l'ho collegato. Io ho inserito anche un joypad, no? Che adesso lo collego. Collego questo joypad che mi muove la telecamera, no? Ok, adesso sono col joypad. Io col joypad posso muovere la telecamera su, giù, destra e sinistra. Anzi, me lo tengo qua sulle ginocchia. Così vediamo un attimo se adesso dovrebbe funzionare tutto. Allora, lasciamo perdere questo. Mettiamo Maverick, DTMS. Ok, questo qua ormai non ci sono più, lo spengo. Ne sono rimasti tre. Maverick, Master Arm su, Maverick, sono pronti. Adesso se io muovo il joypad, guardate. Questo è il joypad con l'aereo in modalità pilota automatico che velocemente mi fa una ricerca a terra, velocemente, no? Però giustamente il reset io non l'ho messo, quindi andiamo a vedere dentro. Andiamo nei controlli e andiamo a vedere nel LOTAS che cosa c'è. Ecco, guardate quanti comandi ci sono dentro. Se io vado sul LOTAS si dovrebbe vedere questo qui, anzi se non si vede è perché o è su e invece lo andiamo a beccare dentro qua, nei comandi Axis, eccoli qua. Io ho il controller professionale che uso in altri game, controller ESBA Pro Controller, adesso lo allargo così si vede proprio tutta la marca, eccola qui. E questo allargo così si vede anche cosa sto usando. OTAS 56 OTAS della SciTech. Andiamo a vedere lo stick e questo qua. Ok, allora guardate bene RX. Vedete? Si muove. Questo qua è il joypad. Però io voglio mettere il reset. Quindi andiamo qua, così mi aiuta anche lui. Andiamo in tutti i comandi. Dato che io ho il reset, l'ho messo qui, io lo posso mettere anche nel controller. Quindi nel controller. Vediamo se mi accetta questo tastino qui, BTN1. Tanto non devo usare il mitragliatore. Ok, BTN1 mi fa il reset. Andiamo a vedere se è vero. Quindi io muovendo così la telecamera, io schiaccio adesso il tastino che sarebbe, magari dovrebbe essere, prendo un attimo qua a fianco a me il joypad della Microsoft. È là, perché il mio invece c'ho come la Sony, se riesco a vederla qua al buio. Dovrebbe essere un quadrato, no, non è un quadrato, è che non c'ho la luce, non c'ho la luce. Vediamo se riesco davanti allo schermo. È un tasto che ho usato molto, si è usurato. Vabbè, comunque è sotto, in basso, il primo in basso, eh. Allora, muoviamo questo veloce veloce la telecamera. Lei si muove, adesso faccio il reset. Eccolo qua. Io quindi sto usando il joypad, se voglio fare una ricerca velocissima. Perché è più veloce del comando del joystick o della manetta, perché di solito l'ho messo sulla manetta e poi il reset è fatto. Quindi adesso ritorniamo là. Zoom un po' indietro, io sono adesso in navigazione o in CCP. GUN CCP CCRP, aveva detto lui che era buono. Adesso io ce l'ho sul ginocchio sinistro, premo leggermente, ecco, vedete, ha cambiato. Sto premendo il joypad, il tasto A, e il tasto A mi cambia che cosa? Perché mi sta cambiando queste cose qua? Incredibile, ma vero? Andiamo a vedere il perché.
dove l'hanno messo loro, io non ho messo niente, lui è qui e qua non c'è altro, è in BTN1. Perché mi cambia tipo bombe? E lui è lì. Vabbè, lasciamo stare così, dai, va bene così, l'importante è che arrivo là e ne becco un altro. L'aereo è molto leggero adesso, c'ho ancora 3 mesi e spero di andare a segno con questi tre, e anche se ne ho perso uno, provo, la live sarà un po' più lunga, a rifare il pieno d'armi, carburante e tutto, vengo giù e distruggo l'ultimo carro e finisco la missione. Adesso sono così, quindi vediamo, allora mettiamo subito, dato che sono già in linea, il pilota. Andiamo a vedere col joypad cosa fa. Ovviamente sì, lo muovo, ma da questa distanza non può ancora agganciare. Poi l'altitudine sono 11,5. No, va bene, l'altitudine va bene, non mi crea problemi. Io sto vedendo intanto il funzionamento del joypad. Questo è il joypad. E poi là. Il reset, poi schiacciando ancora cambia, me lo fa diventare per un attimo, per un secondo. Vediamo con la manetta. Io ho messo, sì, anche la manetta fa questo coso. Sì. Quindi torniamo indietro. Gun CCP, vediamo CCP se è la manetta. Ecco, dovrebbe essere in CCP in realtà. Se andiamo a vedere il Maverick all'interno, lui richiede prof. CCP, eh sì, eh. Ecco qua, altitudine minima 4000, quindi è dentro. Maverick, ok, operativi, lui è in CCP, deve stare così. Adesso non c'è più quello scherzetto, quindi joypad, vediamo cosa aggancio da questa distanza. Ancora nulla, è troppo lontano ancora, eh. Quindi premo adesso quel tastino lì che adesso si è scolorato, con la furia di usarlo. E se lo premo ancora non si deve vedere nulla. Infatti, ok, adesso è giusto. Warning, autopilot. Attenzione, pilota automatico disinserito. Accendiamolo bianco intanto qua sotto, perché sono su un'altra zona, quindi non lo vedo. Ve l'ho fatto vedere prima, il tasto, quali sono i tasti per far cambiare colore. Nero o chiaro? Ok, io ho il target numero, sembrerebbe il 3 o il 4, vediamo cosa ho messo io qui, il 4, se non è vuoto, eh. Quindi adesso una bella virata a sinistra. Pilota automatico lo tengo bello fermo. È una mia curiosità questa qui, personale. Mettiamo il pilota che sono già in linea. Pilota automatico subito. Stammi così. Vediamo col joypad cosa succede. C'ho le nubi, però lì sotto lampeggia, sta lampeggiando. Però non sono sicuro ancora che è lui, l'ho agganciato, perché lui è appena appena più su. E là, è quello lì. Si sta mettendo giusto in croce. Adesso cambio colore un attimo perché voglio vederlo io. Adesso sto andando invece con, non con joypad, ma con la manetta. Voglio vederlo se lo aggancio. È qua sotto qua, un altro carro armato è lì. Provo a scendere in picchiata un pochettino. Warning, autopilot. Non lo vuole ancora inquadrare, niente da fare da qua, eh? Niente da fare. E lì sotto, quindi cambio direzione. Quando è così, io adesso cambio fino a quando lo aggancio.
Mettiamo colore bianco adesso. Può darsi che è vuoto, quel target, eh? Vediamo. Ma io non vedo nulla dentro, almeno con lo zoom. Io passerei al target 1. Allora, passiamo al target 1. Oppure in mappa li vedo, è vero, uso la mappa. Un secondo per vedere quali sono quelli veri, quelli che sono morti. F10. Ecco, è rimasto. Allora, questo qui è il target 1, target 2, poi c'era il 3 qui, il 4, no, 1, 2, target 3, ok, giusto, era qua. Allora, target 1, target 2, target 3, 4, 5, 6. Allora, il 4 e il 5 non c'è più. No, 1, 2, 3. Il 3 e il 5 non c'è più. Quindi c'ho l'1, il 2, 1, 2, 4 e 6. Ok, 1, 2, 4, 6. Allora mettiamo l'1, F1, masterare un attimo giù, target 1, ok, emesso, masterare su, Maverick accesi, quindi ritornando su CCP, giusto? Adesso io ho illuminato il target 1 che è là, eccolo lì, quello è pieno. Warning, autopilot. Bisogna ancora un po' di virare un po' di più, ma ci siamo. Eccolo là sotto. Dai, agganciamolo. Cambiamo colore. Veloce, veloce. Voglio vederlo bene. A vederlo sembra fermo sull'obiettivo, eh. Se lampeggia, l'ho preso. Nulla da fare, lo sta sganciando. Nulla da fare. Sembrava che è proprio lì. Allora, quell'ingranaggio che dovrebbe diventare più ingranaggi ancora dentro di più, ma non si vede. Non si vede perché lui sta guardando da questa parte. Quindi io il punto ottimale è questo. Perché quando l'ho posizionato lui guarda in realtà da quella parte che è. Io adesso qua sulla bussola sto guardando che è il nord, ecco, lui sta guardando a nord. Non capisco questo motivo e il perché l'hanno fatto in questo modo, non lo so. Forse dentro a loro devo mettere qualcosa io. Oppure per terra posso mettere un invisibile, una Jeep americana con un laser, però un po' più lunga, è più facile viene, diciamo, dai. Metti la Jeep a terra invisibile che ti punta lei col laser, un Maverick e poi vi dà le coordinate a voi. È un po' complessa nel senso tra lo scambio di informazioni, però alla fine non siamo surrealistico perché una Jeep a terra là, cosa ci fa una Jeep a terra vicino ai carri armati? Sarebbe già un bersaglio, no? Nella logica. Quindi chi fa una live con una Jeep lì è sbagliatissimo. Perché l'aereo è nato per stare solo. Questo qua è un cacciacarri, quindi deve stare così. Un cacciacarri combatte da solo. Eccolo qua. Se adesso questa qui lampeggia, io in questo momento sembra ad agganciato, ma non vedo l'ingranaggio pieno come lo vedevo nel Vartog 1. Niente, l'ha perso di vista. Andiamo a rivedere qua sotto. Ecco, dovrebbe essere agganciato, ma siamo sicuri? Lancio, vedete che mi dice che il lancio non c'è? Infatti non c'è il lancio, è impossibile. Non c'è ne in nessuno. Questo perché?
Perché io lo so il perché, perché qua dentro il suo sistema è questo qui, anche questo. Questo deve diventare on. Dov'è? La DJ, questo qui, deve rimanere acceso. Se io lo tengo sempre acceso, a parte che devo muoverlo sempre per rimanere acceso, adesso non mi conviene farlo perché sono fuori rotta, quindi io mi porto veloce in zona e becco, becco, chi becco, becco. Cambiamo colore un attimino. Tanto l'attitudine è buona, anche per i carri che non mi sparano. E praticamente io proverò a accendere quella DJ se ce la faccio, eh. Mi piacerebbe avere proprio il tasto, l'interruttore dentro che va. Non devo andare ogni volta là dentro a tribulare. Dovrebbe andare. Comunque ci deve essere da qualche parte. Me lo devo cercare nel manuale, andare a vedere. Io se metto adesso questo qua on, dovrebbe automaticamente allinearsi su un obiettivo. Vedete? Lui si è fermato lì. Andiamo a vedere su un altro, su lui, sul carro qua. Eccolo lì il carro. Però niente, nulla da fare, non ne vuole sapere. Non ne vuole sapere niente. Per me sono errori dalla 2.8, eh. È piena di errori, tantissimi, ma ne ho trovati parecchi, eh. Anche sulle bombe laser. Praticamente mi ha fatto, invece di tirare, di buttarle giù, mi è uscito fuori abort. Praticamente sono rimasto con quattro bombe laser inutilizzabili, no? E due sono andate a segno, due. Poi dopo, quando ho la missione ormai non avevo, le bombe erano tutte abortite, che erano morte, ma sull'aereo, ho dovuto schiacciare questo tasto e le ho scaricate in mare. Ero su un'altra mappa della Siria. Mi trovavo e l'ho scaricata in mare, ho così alleggerito l'aereo. Allora, di qua non li prende, quindi lo faccio suonare perché sto virando molto stretto. Io voglio andare da quella parte di là. Non ok? Io voglio andare di là e vedere se da questa parte, tornando indietro, aggancio qualcuno. È un peccato, quanti ne ho ancora tre su, eh? È un vero peccato, tanto sono tutti là sotto, quindi. Peccato che anche questi carri armati hanno solo una direzione. Potevano avere più, secondo me, fatto di più, cioè unidirezionale anche loro. Anche loro questi qua, i produttori, scusate. Potevano metterlo in un modo che uno lo rileva in tutti i punti, cioè non deve andare sempre nel solito punto qua. Se adesso è questo qui, eh. Io parlando, essendo in volo, per un attimo ho perso, non dico l'orientamento, ma soltanto per capire i bersagli dove stanno. Allora, andando a vedere sull'M, Gun, ecco qua, CCP, l'ho messo adesso, quindi non era neanche su CCP. Stiamo a vedere se aggancia. Allineamento. Beh, a vederlo sembra agganciato, ma non lampeggia, non c'è nessun lampeggio. Non c'è nessun lampeggio, quindi non va, non ci sono, non ci siamo. Infatti se io sparo, vedete, non track launch. E lui è lì sotto, è lì sotto. Non capisco perché non vanno. Assolutamente. Andiamo a nord di là, andiamo a vedere da quell'altra parte. Forse devo andare a nord, andiamo a nord. Cioè a nord, sì, giusto, nord. Vediamo la bussola cosa dice. Io sto andando di là, eh. Adesso fra un po' quando mi allineo la bussola poi piano piano si rimette, si resetta. Qua mi dice est. Quindi messi a terra mi dà est. Siamo a est, non siamo neanche a nord.
Allora, mettiamo bianco qui sotto, adesso provo a buttarmi a sinistra, così mi riallineo piano piano verso il centro. Mettiamo questo qui, riattivo questo e basta, solo lui. Ok, carburante 6.000, 6.000 e passa, 6.6. Però ci sono altri target là sotto, eh. Stiamo a vedere qua sotto se becco qualcuno. Qua niente. Andiamo a vedere proprio lui. Ok, niente, non me lo aggancia ragazzi, niente, niente, niente da fare. Neanche uno. Niente, ci sono degli errori, quindi io finisco con la base, con rientro. Con rientro alla base. Perché andrò a vedere questa storia dei Maverick. Intanto spengo tutto qui. Vabbè, tanto un paio l'ho presi. Rimettiamo il navigatore. Ritorniamo su nav. Ritorniamo sul punto iniziale. Ho bisogno un attimo, perché l'aereo adesso è pesante da un'ala, eh. Anzi, a questo punto sapete che faccio? Butto via tutto. Lo alleggerisco. Ho sganciato tutto. Avete visto le bombe? Sono andate giù, eccole là. Non esplodono perché sono ormai. Non sono innescate, non dovrebbero neanche esplodere. Il pulsante, oh, mi sono liberato del peso. Rimettiamo in orizzonte questo aereo e rimetto un attimo. Ah, lo posso fare anche da qua comunque. Adesso mi sta dando target 1, quindi mettiamo su navigazione, ok? Sposto il cursore in su, non lo fa. Ma quanti errori hai, signori? Quanti errori ha questa cosa qua? Una valanga di errori. Spegniamo tutto, vediamo se è lui il problema. Ok, torniamo su navigazione. Ok, adesso io muovo quello sopra e mi è rimasto fermo sul target 1, incredibile. Andiamo a mettere questa automatica. Automatica, vediamo se cambia adesso. Cambia, sì, mi cambia la mappa, ma non. Allora, ritorniamo invece qua. Ok, vediamo se me la cambia adesso. Eccolo qua. Punto iniziale, ho messo. Lasciamolo così in upload, adesso posso mettere la mappa. Comunque già un bel po' di problemi comunque. Mi dice che praticamente ci vogliono 8 minuti e mezzo per arrivare così atterro anche. Atterro e parcheggio questo aereo e finisce la missione. Ecco il puntino in fondo là. 8 minuti. Distanza 38 miglia. Qua sotto 0,38, vedete? Quando io ho spostato l'STRPT point, mi dà la distanza in miglia. Ok, infatti ci vede da qua, questo qui. Adesso ingrandendo, vediamo se la prende. Sì, ingrandendo in questo modo mi sta facendo vedere, adesso torno indietro, ok, con up down, mi sta facendo vedere il punto, la mia base, che è là, quella gialla che si vede. Una specie di tortina, questa qui gialla. È la base, e questo sono io, l'aereo. Questi qua erano gli obiettivi che io stavo attaccando, ma purtroppo i Maverick. Comunque ho visto anche in altri video, non solo il mio, ma
di altre persone, ma proprio di anni fa anche, che i Maverick su questo A10 C2 non funzionavano tanto bene, specialmente quelli bianchi, l'H. Questi sono quelli scuri che ormai non ce l'ho più, ormai, vabbè, tanto che mi sono accorto spengo il casco, lo spengo e sarebbe qua. L'interruttore è questo. Guardate, è su on, questo qui è questo, eh. Se lo metto su off, ho spento. Adesso che sto atterrando posso accendere le luci. Anticollisione. Flash e anche mettiamo le posizioni, le formazioni così le vediamo che sono belle. Sono andato troppo in su perché non mettendo né pilota né niente, guardando là sotto, così possiamo vedere l'aereo la sua bellezza dall'esterno. Vedete, sono accese, sarebbero queste qua, queste barre che si vedono, queste qui. Adesso vabbè, non so se lo vedete, queste 1, 2, 3, 4 sul timone, di notte pure queste qua della Carlinga e anche questa croce sopra è tutto acceso, lumino, di notte è tutto luminoso, bellissimo di notte. Ma comunque a chi interessa questa skin la può scaricare su DCS War, si chiama Wine, però a terra adesso se ve la faccio vedere, così anche il nome, avete il nome e poi chiudo la live. Quanto manca? 4 minuti e me 4 minuti e mezzo. Io inizierò piano piano, adesso apro gli aerofreni un pochettino. Inizio ad aprirli un po'. Apro gli aerofreni, la pista già la vedo, ma io non atterrerò lì, ma atterrerò la seconda che vedo a sinistra. Quello è il punto di partenza dove ero io. Io invece devo andare sulla pista. Ecco, chiudiamo questi benedetti aerofreni adesso. Flap un mezzo. Io l'ho inserito, eh. Quindi automaticamente lui si abbasserà appena sono sotto i 200 nodi. Adesso è 240. Quindi apro ancora gli aerofreni, sotto i 200, che sarebbe qui, si aprono i flap. Andiamo a guardare, se scende adesso a 10 gradi è automatico, io li ho inseriti, si dovrebbero aprire, fra un po'. Fino adesso non ho toccato nulla, ho lasciato un po' la manetta indietro un pochettino. Attitudine, so che è a 5.000 e sono a terra. Adesso e ancora sono a 210 nodi, quindi sono ancora alto di velocità. Devo atterrare almeno sui 130-140 nodi al suolo. Provo a reazionare ancora i flap, eh. Può essere anche un errore ancora, io adesso li aziono, è la seconda volta che li sto chiamando, non vogliono scendere. Chiudiamo sto aerofreno, vediamo se i flap vanno da soli adesso. Uno scatto in giù, niente, ancora sono fermi. E la velocità è troppo elevata un pochettino, eh. No, ma non mi fa paura questa velocità, assolutamente. Questo aereo può atterrare anche in picchiata e poi vai giù e lo stabilizzi, si stabilizza subito, è bello, è bello. Ecco, adesso siamo sotto i 200, si dovrebbero aprire, vediamo. Io ho provato a mettere uno scatto, a muoverli, ma ancora sono fermi. I flap sono fermi per il momento. Chiudo gli aerofreni. Ecco, si sono aperti al massimo perché io ho dato due scatti, si
Sì, mi sta bene anche al massimo, non è un problema. Adesso si dovrebbe vedere quando aprirò il carrello. Adesso lo apro. Si dovrebbe vedere l'allineamento qua a sinistra, qui. Adesso mi dice che sto andando in discesa, è vero? Adesso quando lo allineerò si vedrà un cerchio. Vuol dire che sono perfettamente allineato. Velocità 180. Apriamo i rofreni. Tutto aperti al massimo. Devo scendere ancora, un pochettino. 1 minuto e 59 secondi vi dava prima. Adesso si è fermato il tempo, 1,58 all'atterraggio. Velocità 170 quasi. 106, sì. 170 nodi. Adesso sono ancora in discesa. Un pochettino di manetta, poco poco indietro. Se uno lo vuole vedere dai fuori è anche bello vederlo. Per un attimo così. Ok, la pista ce l'ho proprio davanti a me e è a 5.000 piedi, eh. Quindi bisogna stare attenti a quando uno parte, guardare subito l'altimetro perché sennò uno pensa che devi scendere molto di più e ti schianti. Ok, siamo già allineati quasi. Adesso non quella croce che si vede davanti, che sarebbe questa, deve andare in fondo pista. In fondo pista perché io molti anni fa, tantissimi anni fa, usavo Falcon 4, simulatore di volo che c'era a quei tempi, c'era solo quello. E mi ha insegnato che sull'F-16, quando atterravo, nel manuale, diceva che deve stare quella croce che sarebbe l'aereo, no? Altitude, Sono a altitude. 150 nodi, sono preciso, e quando atterrerò sulla pista, in fondo pista lo devo portare. Adesso io lo sto puntando qui, adesso io piano piano lo porto in fondo pista e diventerà adesso allineato l'aereo. Vediamo se lo fa, anche qui. Ecco, l'aereo adesso è allineato perché lo sto portando in fondo pista. Deve stare così in atterraggio. Mi dice che ero troppo su, pochettino. Sono a terra. Sono atterrato tranquillamente. Qualche piccolo colpo di freno, purtroppo non ho ancora la pedaliera. Quindi ho solo impostato il freno davanti. Diminuiamo un attimino. Poi chiuderò gli aerofreni che mi aiutano adesso a frenare. I flap sono tutti giù. Ok, entrerò qua dentro perché era l'unico punto di entrata, è questo qui. Ok, chiudiamo gli aerofreni, azioniamo il rotino che non vi ho fatto vedere dov'è il rotino. Si chiama, è in tutti gli aerei comunque, si chiama questo nome, Nosewell Steering Button. Nosewell, ricordatevi questo nome. E io se metto qui, io l'ho messo nel joystick al BTN5. E abilita la ruota davanti perché adesso è solo timone. Io quindi lo accendo, eccola qua, la spia è questa, si è accesa, vedete? Adesso la spengo, accesa, e così la ruota davanti, se andiamo a vedere, gira. Se io la spengo è ferma, va solo il timone, la ruota è per il decollo quella più che altro. Ok, torniamo adesso dentro in cabina. Qua mi dice che non ho nessun guasto, il carrello, tutte e tre accese le spie. Sono queste. Magari atterrate un po' male, si spegne una di queste, vuol dire che avete piegato un carrello, uno dei tre. Chiudiamo gli aerofreni, flap da full, uno scatto in su, a 30, ok, sono qui, i flap sono questi. Prima erano tutti giù, adesso ve li sto ripuntando a farvi vedere. Così sono tutti giù per decollo atterraggio. Così a metà, se uno vuole magari usarli a metà mentre sta atterrando va benissimo. Cioè a me piace tenere proprio l'aereo stabile. Io non so adesso il punto esatto di partenza, ne scelgo una a caso per vedere se la torre mi
mi aiuta, mi carica le cose. Come si fa a trovare un punto? È semplice, basta girare l'aereo, guardare le strisce a terra gialle, no? E seguire questa striscia gialla qua, no? Adesso mi fermo un attimo perché in mezzo a questa gialla ce n'è un'altra gialla. E sarebbe questa qui. Non questa qua circolare, quella dritta mi interessa. Però ci sono anche gli hangar, è vero. Io vado dentro un hangar e sì, io sono partito dall'hangar. Quindi ci vado proprio dal di dietro, prendo un hangar qualsiasi, non prendo neanche il mio. E spengo tutto e voglio vedere anche cosa fa la torre, se praticamente mi dà una mano. Voglio vedere, cioè sono curioso, la mia è curiosità più che altro. Ok, io sono dentro all'hangar adesso, fermo l'aereo qui, lo fermo qua. Freno a mano, questo, si accenderà questa spia e poi mi disabilita l'antiskid, vedete, e adesso è in giù, è spento. Apro un attimo il cupolino, facciamo finta che c'ho caldo, perché giustamente il pilota è arrivato e anche vuole aprire. La prima cosa che fa è apre il cupolino. Io in un pulsante, sarebbe questo, della manetta, ho messo le comunicazioni. No? Adesso gli chiedo alla torre gentilmente di farmi un rifornimento, vediamo se lo fa. Grand Crève. Riarmi e refuel, e il carburante era al 53%, quindi ne avevo ancora. Metto tutto al massimo, FLAR 2.34, devo andare a 2.40, quindi sto usando la freccetta, e adesso vi faccio vedere anche la skin. Allora, FLAR 2.40 e questi 2.40 pure. La livrea, eccola qui, e questo è il nome. 173esimo Black Snack for Wayne. A chi interessa questa skin. Adesso vediamo se mi carica tutto. Sì, lo sta facendo. Poi gli chiedo anche se c'ho i danni, così per curiosità. Però quello si fa però a motore spento. E lui adesso mi sta riempiendo il serbatoio, qui inizia a salire adesso piano piano. Devo arrivare a 11.100, quindi ne ha parecchio da mettermi dentro. 11.100 libre. Andiamo a vedere dall'esterno, sono proprio dentro preciso, a millesimo. Roba da sfasciare l'aereo. Guarda che roba, proprio bello stretto. Beh, però ho seguito la linea gialla, eh. Se la seguite rimanete in linea precisa. Io potrei anche spegnere l'aereo a questo punto, anche se lui fa il pieno. Ho messo però, io so accenderlo tutto, però non mi sono messo dietro questa volta. Perché è molto complesso, poi c'è anche un tasto che non funziona bene che è qua sotto, l'ultimo tasto alla fine alcune volte va e sarebbe quando tu lo accendi manualmente, è questo qua, l'EAC, questo benedetto EAC, alcune volte va e alcune volte non va. Ok, io adesso lo spengo e ho messo lo spegnimento automatico perché è più comodo, prima perché mi fa subito le cose, così io non sto lì a tribulare. Start, questo qua fa start, procedure, l'ho messo nella manetta, throttle, e l'altro lo spegnimento. Io adesso lo spengo perché tanto lui continua a fare il pieno. Ok, io ho messo autostop adesso, procedure, perché una volta che ha finito tutto, mi ha messo le armi, gli chiedo solo se ho danni e chiudo la live e basta, per vedere solo se ho dei danni all'aereo. Sì, ovviamente lui chiude perché prova tutto, riprova tutto quanto, mi toglierà anche i freni a mano sicuro, infatti ha azionato anche l'antiskid. L'ha rimesso su on, ha abbassato le luci del carrello, l'ha messa a zero.
Dovrebbe anche aprirmi il cupolino, eh. All'ultimo deve aprire, siamo a 5.400, ho provato io in questi giorni per una mia prova. Se riuscivo a portarlo a zero è impossibile, scende di sui 4.000 qualcosa, quindi è meglio non toccarlo. Questa qua è la sua altitudine reale dove sono adesso, sul livello del mare. Invece nella mappa Siria è quasi a zero, è a 100, 100 piedi, cioè proprio a livello del mare a zero quasi. Mi manca le armi che le sta caricando adesso, infatti ne vedo una. Andiamo a vedere da fuori. Ci sei il muro. Ecco, l'ha caricata adesso. Vediamo che dice. Devo aspettare che dice che mi ha messo le armi. Che non l'ho sentito. A meno che è così. Io adesso comunque il cupolino lo apro. Comunque le armi ci sono, devo solo chiedere alla torre una cosa, anche se ormai è spento qua, perché in realtà l'ho spento io. Molti cosa fanno? Gli chiedono alla torre di accendergli, come si dice, dovrebbe essere questa. Di farsi accendere il pannello elettrico. Io non lo uso questo perché uso la sua automatica, quindi è inutile dire accendimi il pannello. Quindi richiedo adesso, vediamo se lui escono fuori 170 secondi, ma io vedo che invece l'aereo è sano, quindi sono atterrato perfettamente, l'aereo è sano, ho fatto tutto per il momento, tranne i Maverick che purtroppo vanno e non vanno. Ok, spero che il video sia stato di qualcuno di questa utilità. Jock chiude alla prossima live. Ciao a tutti e grazie per la visione, chi vedrà il video. Ciao a tutti.